aspettate. No, lo sapete perché, insisto, perché è una cosa alla quale tengo molto, lo so, tanto non... Marcello. Michele, scusa, ma io, ma allora sei proprio di Goccio, ma sei di Goccio. Io che ho Sì. fatto? No, ma ti ho chiamato dall'altro numero, non rispondi, sto facendo la videochiamata. No, a me Oddio, non ti risulta? risulta, Sì, su WhatsApp. scusami. Aspetta. In WhatsApp. Ah, ora mi risulta, scusa, sì. Allora, Perdona. aspetta che ti richiamo, aspetta che ti Sì, richiamo, eh. Ok. ok. Ma io lo sapevo perché Michele, solo che diciamo che con la tecnologia è messo un po' come noi. Ecco, adesso vedo bene. Pronto? Eccoci. Oh, Allora, finalmente! eccoci qua. Che bello Come va? vederti, Michele. Scusa, eh. No, figurati Michele, no, è che siccome ci tenevo tantissimo a sentirti, allora abbiamo provato un paio di volte, però evidentemente non riconoscevi il numero. No, no, è che non so perché ma non sentivo. Io mi tolgo la mascherina nel frattempo. Eccoci qua. Forse mi fermo. Mettiti in una Come zona va? dove prende bene, Michele. Prima prendeva benissimo, nella prima postazione dove stavi prendeva benissimo. Perché adesso si è bloccato. Ecco, adesso ti Qui è vedo bene. meglio? Sì, benissimo. In questo momento dove ti Ecco, qua è trovi? meglio, vero? Sì, dove ti trovi? Allora, eccomi qua. Io mi trovo in una casa di anziani, che conosci bene, Ma sei lì dove ci Magna vediamo spesso? Grecia. Ah, sei a Magna Grecia? Eh sì, e tu Salutami la Maria. conosci bene. Conosco, salutami Maria Stella è una persona meravigliosa. Come no? Ma vuoi, facciamo un saluto al volo con Maria Si Stella? può fare secondo te? Posso? Se si può fare ne Ma sarei molto certo che si può contento. fare. Senti, eh? Allora, Maria Seguimi. Stella è un ospite Allora, di casa famiglia. qua. Maria Stella. Eccola. Allora, Ciao il tuo amore. amico Marcello. Tanto non mi Chi è? riconosci. È Marcello, Non mi ecco riconosci. qua. Lo Ogni volta tengo io, che... lo tengo io. Tu saluta, è qua. Ciao amore mio. Ciao, Marcello. Ciao amore. Ti voglio bene. Anche io, appena finisce tutto, ritorniamo a vederci ogni lunedì. Ha detto che torna ogni lunedì qui a trovarti. Va bene, ti aspetto con amore. Grazie Un amore. bacione forte, Grazie Maria Stella, grazie. forte. Ciao, Ciao, eccoci qua. senti, come stanno andando le cose in questo momento? Allora, Marcello, bene. Cioè, bene, diciamo, non ti nego che noi ci stiamo dando un po' da fare, diciamo, Aspetta che non ti vedo stanno più. in quel circuito di... Non mi vedi? Ok. Ecco, adesso sì, ti vedo. Va meglio? Sì, Forse ora va perfetto. meglio. Sì. No, dicevo, ci stiamo occupando molto in questi giorni, diciamo, di tutte quelle persone che non riescono ad entrare in questi movimenti, vediamo anche social, rimanere esterno di creativi come i bambini alle ore 18, cioè noi abbiamo persone che rischiano Aspetta, scusa, aspetta un attimo, veramente, siccome quello che dici è molto che importante, sono esempi scusami, come loro. scusami, scusami, scusami Michele, ti puoi mettere in una zona dove prende meglio? Perché ti sentiamo un po'... Altrimenti facciamo solo audio, eh. Tratti, allora vediamo, provo ad andare da questa parte, vediamo Guarda, la zona quella se della mi va cucina mi meglio. pare che prenda bene. Forse prende bene da queste parti. Ok, adesso ti sento bene, adesso ti sento bene. Qui mi senti bene, Esatto, forse, quindi vero? Salute. ecco, mi dicevi, avete difficoltà? Eccoci, allora, no, più che difficoltà dobbiamo stare attenti a moltissime questioni perché noi andiamo a trovare e sentiamo per telefono tantissimi anziani per capire qual è la loro situazione, perché immagini che la solitudine in questo periodo è aumentata e è un po' di solitudine si può morire, dobbiamo dirlo, c'è questo rischio. E quindi, per esempio, tutti gli anziani che noi normalmente andiamo ad aiutare, seguiamo, dobbiamo chiamarli, vogliamo chiamarli tutti per telefono, pure quelli che stanno in istituto, troviamo dei modi alternativi per farci sentire vicini a loro, diciamo. E poi c'è tutta la questione
il Sì, problema dei bravo. pasti, come vi siete organizzati? Bravo, allora, perché per esempio anche per i senza fissa dimora è aumentato l'isolamento, le persone camminano meno per strada, i negozi sono chiusi, nessuno gli fa più Sì, un l'elemosina, casino. alcuni servizi sono chiusi, Casino. quindi noi quando li andiamo a trovare la sera li troviamo realmente più affamati. Noi ci stiamo organizzando così perché noi vogliamo rispettare anche tutte quelle indicazioni che salvaguardano la salute nostra e degli altri. Quindi noi facciamo piccoli gruppetti da due, andiamo in varie zone di San Giovanni, in particolar modo, almeno per quanto mi riguarda, con un gruppo di amici miei, e andiamo a trovare questi amici di strada dandogli dei panini, dandogli da mangiare e dicendogli: guarda, noi non ti lasceremo mai, saremo sempre con te, se vuoi puoi andare alla mensa di via Dandoli, insomma, provando a dargli delle parole di conforto. Ecco. Ti ringrazio tantissimo Michele, grazie per tutto quello che fai tu, che fanno i nostri amici Gaetano, le persone che conosco, le persone che Tutti stanno lì a saluto. Magna Grecia dove io insomma sono volontario, poi ne facciamo tantissime altre attività, non solo nelle case famiglia. Ti ringrazio per tutto quello che fai, grazie Michele, grazie Grazie a tanto, te, grazie a grazie, viva te. Un abbraccio. Sant'Egidio e viva Sant'Egidio. Grazie. Viva tutti noi. Ciao, Ciao. ciao, 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 grazie, ciao, grazie Michele.